Du kannst mir eine Weile steigen lassen, ja, bitte. Buongiorno. Buongiorno. Oggi raccoglieremo le mele di tipo Breubern. Il tempo è ideale. Innanzitutto però ti mostro come utilizzare il box per la raccolta. Preferisci una cesta grande oppure una piccola? Ne prendo una grande. Iniziamo chiudendo questo sacco in modo che non si sporchi. È meglio tirare bene il sacchetto verso l'alto così le mele non si rovinano. Se resta poco teso, inevitabilmente le mele si danneggeranno. Ora ti faccio vedere come si indossa questo box, preferibilmente incrociato sulle spalle l'incrocio va sulla schiena. In questo modo il peso viene distribuito uniformemente sulle spalle. Così si possono raccogliere le mele dall'albero per metterle direttamente nel box. Ah, qui è messo male. L'altezza non va bene. Ah, allora accorciamo semplicemente le cinghie. Basta tirare qui verso l'alto e ora dovrebbe andare. Bene. Ah, noto che indossi anche scarpe buone e robuste. Ah, in caso di pioggia qui trovi degli impermeabili. Ovviamente, in caso contrario, trovi dei cappelli per proteggerti dal sole. Oppure, se preferisci raccogliere con i guanti, qui ce ne sono alcuni. Insomma, vedi tu. No, no! Sì, ok. Ora andiamo tra i filari e cominciamo. Okay. Sì, andiamo. Tu prendi per favore il mio box. Io porto il resto. Ok, okay va bene. Ecco Ruth, ora raccogliamo solo le mele rosse e mature. Raccogliele sempre con il picciolo. Iniziamo dal basso e poi saliamo in modo da non partire con troppo peso nel box e pieghiamoci sulle ginocchia. Ora possiamo raccogliere le mele con entrambe le mani e riporle nel box. Ora alziamoci. Quando ci alziamo è molto importante tenere sempre la schiena dritta e fare forza sulle gambe. Ecco Ruth, ti porto una scala. Sì, la scala va sempre situata sul pendio vicino all'albero. Se la mettessimo dalla parte opposta sarebbe instabile e ci sarebbe il rischio di cadere. Ok. Questo tipo di scala può essere adattato al terreno. Se è troppo inclinata, basta accorciarla un pochino. Bene. Ora abbiamo stabilizzato la scala. Ok, ora posso salire. Ah, sì, certo. Ok. Mi raccomando, fai sempre attenzione a non scivolare. Aspetta Ruth, non svuotare da questo lato. Lo facciamo sempre dal punto più basso del cassettone, altrimenti le mele rotolano giù. Ah, va bene. Ok, oltrepassa il bordo del cassone con il box per la raccolta così. Ora tieni il sacco, apri il gancio laterale, non lasciare il sacco. Ora, durante lo svuotamento, fai attenzione a non caricare troppo la schiena e poi adagia delicatamente le mele nel cassone lasciando il sacco e alzandoti lentamente. Ed ora richiudiamo. Ecco. Ora facciamo una piccola pausa, ce la siamo meritata. Qui c'è l'acqua per lavare le mani, del sapone ed un asciugamano. Se hai sete, qui c'è del succo di mele o dell'acqua minerale. Qui ci sono i bicchieri. E se hai voglia. Ci sono anche dei panini. No, grazie, preferisco bere qualcosa. Se devi andare al bagno, c'è un'auto a disposizione e puoi andare direttamente al maso. Ok. Bene, ora beviamo qualcosa. Ah, guarda, qui ho anche una crema da sole se dovessi averne bisogno. Credo che oggi non ci servirà proprio. La cassetta per il pronto soccorso è molto importante. Ci trovi, per esempio, delle fasce. Ma se succede un incidente, per favore, chiama sempre il numero d'emergenza 118, il 118. 118, ok. Ecco Ruth, ora ti mostro come utilizzare correttamente questa scala di legno. È importante che in alto abbia un appoggio forte, che non dondoli, ad esempio una diramazione. Inoltre, non bisogna metterla troppo in verticale o troppo piatta. Questa è l'angolazione ideale. Attenzione, mettere sempre i piedi molto vicino al tronco centrale, altrimenti è molto facile scivolare. Ora salgo e ti faccio vedere come si fa. Ora continua a raccogliere qui sopra. Tu, per favore, prosegui sotto. Ok. Ruth, ora dobbiamo portare via il cassettone. Per questo dovrò utilizzare il trattore. Ok. Attenzione però a quando io passerò di qui con il trattore. Per favore, mettiti molto vicino ai meli e stai attenta che non ti finisca un piede sotto le ruote. Ok. Quando si guida il trattore, ci sono importanti regole da rispettare, come quelle per la sicurezza sul lavoro. Ecco, per oggi è sufficiente. Mettiamo un po' in ordine, di modo che domattina troviamo tutto ciò che ci serve. Ok.